Bene, continuiamo lo studio delle grandezze fisiche. Oggi facciamo un po' di esercizi. Questi esercizi, come vedrete, sono molto semplici, nel senso che non richiedono calcoli molto complicati, ma hanno lo scopo di abituarvi a imparare cosa si fa, o meglio, come si affronta un problema in fisica, cosa non banale. Anche nel caso più semplice, la difficoltà più grande è quella di capire qual è il contesto a cui l'esercizio fa riferimento? Qui è uno solo, abbiamo fatto un solo capitolo sulle grandezze, quindi è chiaro che è quello. Qual è l'informazione che il testo vi dà? Okay? Cioè cosa so? E che cosa chiede? E come sono legate le due cose? Quali sono le equazioni che legano ciò che conosco a ciò che non conosco? E poi infine la parte di calcolo è limitata eventualmente a fare o un'applicazione diretta di una relazione, di una formula, oppure invertirla utilizzando l'algebra. Ok? Tutto chiaro? Benissimo. Allora, io vi propongo l'esercizio numero 25, pagina 28. E ve lo leggo. Molto semplice. Un anno è costituito da 365 giorni e 6 ore. Quindi scrivere in testo. Quindi un anno è 365. La sigla per giorni viene dal latino è D, che sta per dies, e di 6 ore. La sigla per giorni Per giorni di è D. Calcola il numero esatto di secondi in un anno. Questo è quanti secondi. Quindi la difficoltà è trasformare queste due unità di misura in secondi. Quindi mettiamo il punto di domanda qua sopra. Ok? Qui là il passaggio, diversamente da quello che abbiamo visto la volta scorsa, tra che ne so, la sigla etto, chilo, eccetera, che va di 10 in 10 o di 1000 in 1000, nella misura temporale ereditiamo una usanza di circa 6000 anni fa, l'utilizzo del sistema sessagesimale, che si va di 60 in 60, introdotto in Mesopotamia proprio perché 60 ha molti divisori, quindi era più facile fare i calcoli o gestire le frazioni. Quindi un'ora contiene 60 minuti, o scriviamo più per esteso min, e ogni minuto sono 60 secondi, di conseguenza 60 per 60 un'ora sono 3600 secondi. Ok? Non è chiaro? Un giorno, 24 ore. Quindi 24 per 60 secondi. Quindi un anno sarà 365 per 24 e avremo ore più 6 ore, e quindi possiamo raccogliere H fattore comune, 365 per 24 più 6, e poi infine trasformiamo le ore in secondi. Per 3600 secondi. E otteniamo qui, ogni tanto ho difficoltà a spostare. Tutto chiaro fin qua? Dopodiché se prendo la calcolatrice posso dividere questo calcolo 365 per 24 mi dà 9125 più 6
9.131 per 3.600 viene, aspettate come faccio, 365 per 24, sono più 6. Viene 32.000, 3, 2, 8, 7, 1, 6, 0, 0 secondi. Ma questo lo voglio fare. 365, perché sono ore e No, questi sono giorni. I 365 sono giorni. sì, però vedo come facciamo a raccogliere, lo vedo tra parentesi, non è, Prego. cioè nella mia testa vedendo tra parentesi vuol dire che anche 365 sono ore. No, 365 per 24 sono ore. E a questo sono 1.600 ore. 365 giorni, ogni giorno 24 ore, poi devi sommare le altre 6 ore. Come fare un po' di riserve fuori. Certo. Ok. Perché in un anno ci sono queste 6 ore che avanti. Un anno non è un numero intero di giorni. Ok? Per questo ogni tanto c'è il famoso mese bisestile, no? Che ha un giorno in più, perché recuperi dopo ogni 4 anni, 6 per 4 è 24, è un giorno in più. D'accordo? Quindi qui si tratta solo di utilizzare la conversione di unità di misura. Domande su questo? No. Detto questo, aggiungo io questa domanda che sul testo non c'è. Se volessimo scrivere questo dato in notazione scientifica, come lo scriveremmo? 3,2, eccetera, eccetera, per 10 alla, qui abbiamo 3. 6, 7. E quindi l'ordine di grandezza di questo dato è di 10 alla 7. Perché ha un coefficiente più piccolo di 5. Quindi si mantiene la potenza di 10 ottenuta prima. Molto bene. Detto questo, vi propongo cominciamo a cambiare pagina. Allora, siamo alla pagina successiva, la 26, se non sbaglio. Vediamo il 37. Dice, all'interno di un computer, di un PC, un oscillatore al quarzo ha un periodo, chiamiamolo T grande, anzi T1, di 0,25 nanosecondi. Trentasette.
Questo oscillatore è quello che dà la temporizzazione del computer, quello che è, insomma, la minima cosa che può fare il computer. E regola il ritmo con cui vengono eseguite le istruzioni elementari. Qual è l'istruzione elementare del computer? Il computer esegue istruzioni elementari del tipo: prendi questa cella di memoria e confrontala con quest'altra, tipo, non so, somma le, sottraile, aggiungi le, togliere, vedi qual è la più grande, cose del genere. Queste sono istruzioni di base. Dopo quanti periodi di clock, l'orologio del computer deve aumentare il valore dei minuti di 1. Quindi questo temporizzatore interno serve anche per far funzionare l'orologio del computer stesso. Allora, quanti cicli, quanti periodi sono necessari, quanti T grande 1 sono necessari per aumentare la cella, il visualizzatore del numero dei minuti di una unità, cioè quanto tempo, quanti cicli sono necessari per produrre un minuto. Formatista per tempo. Sì, certo. Che normalmente il termine tecnico è clock. È il ritmo, il clock, la temporizzazione dei processi interni della macchina. Ovviamente non è per tutti uguali, software di hardware diversi hanno clock diversi. Okay, più veloce è il computer, più questo tempo è piccolo. Okay. Nano, attenzione, ricordate cosa vuol dire nano? Dice la meno 9. Quindi, se volessimo esprimere T grande 1 in notazione scientifica, avremmo 0,25 per 10 alla meno 9 secondi. Scritto così non è in notazione scientifica, perché il coefficiente è più piccolo di 1. Devo spostare la virgola di 1 a destra, quindi aumento questo coefficiente e devo diminuire questo. T grande 1 è 2,5 in 10 alla meno 10 secondi. Allora, quanti cicli mi vogliono per fare in modo che il nostro contatore interno conti un minuto? Quindi abbiamo un T che vale un minuto, che sarà n volte n cicli interni. T grande è il tempo che desidero, qui mi chiedono un minuto, quindi T grande vale un minuto, cioè 60 secondi. Un minuto e 60 secondi. N è 60. Prego. Siccome vale questa relazione, cioè per produrre un tempo T devo far scattare il tempo interno n volte, per trovare quanti cicli interni, quanti clock mi servono per produrre il tempo T grande, la risposta sarà il numero di cicli n grande vale il rapporto tra il tempo che desidero, nel nostro caso 60 secondi, fratto la durata di un tempo elementare. Facciamo un altro esempio. Immagina che di essere a Luna Park. Facciamo questo esempio. E T1 è il tempo impiegato dalla giostra a fare un giro. Supponi che ne so, che ci metta un minuto, facciamo una cosa semplice. Se ti chiedi quanti giri puoi fare se hai a disposizione 4 minuti, il numero di giri sarà il tempo che hai a disposizione diviso il tempo per fare un giro. Giusto? Quindi sarà 4 minuti diviso un minuto, 4 giri. Qui è uguale. Se voglio che il mio computer incrementi il contatore dei minuti di 1, quindi che passi un minuto, quindi ho a disposizione un minuto, quanti clock deve fare il computer per contare un minuto? Sarà
il tempo che è richiesto, un minuto, diviso quanto dura un solo clock, cioè 2,5 per 10 alla meno 10 secondi. Quindi abbiamo 60 secondi diviso 2,5 per 10 alla meno 10 secondi. Qui come vedete secondi e secondi si semplificano e mi rimane 60 diviso 2,5 per 1 su 10 alla meno 10 fa 10 alla 10. Ricordate, a alla meno n vale 1 fratto a alla n. L'esponente negativo significa inverti il numeratore e il denominatore. E quindi avremo 60 diviso 2,5 per 10 alla 10, 24 per 10 alla 10, in notazione scientifica 2,4 per 10 alla 11. Quindi devi fare 250 miliardi di cicli. Se chiede qualcos'altro. Ah sì, poi chiede, c'è anche un'altra domanda. Questo è corretto. Dice, per aprire un'immagine, quindi il computer per visualizzare un'immagine, deve portare a termine un numero di istruzioni, chiamiamolo n piccolo stavolta, questa è la seconda domanda, numero di istruzioni elementari dell'ordine di 2 per 10 alla 9. Questa volta abbiamo informazioni su n. Quanto tempo impiega? Ok? È chiara la domanda? Per visualizzare, cioè ogni volta che io sul mio computer gli dico apri questa immagine, di questo tipo quantomeno, il computer deve effettuare 2 miliardi di operazioni elementari. Ma sappiamo che un'operazione elementare gli porta via 2,5 per 10 alla meno 10 secondi. Quanto tempo impiega per mostrarmi l'immagine? Quindi anche qui il tempo impiegato T grande varrà il numero di operazioni elementari per il tempo necessario per un'operazione. Quindi avremo n che è 2 per 10 alla 9 per T1 che era 2,5 mi pare per 10 alla meno 10, 2,5 per 10 alla meno 10. Secondi. Ok? Quindi 2 per 2,5 fa 5. 10 alla 9 per 10 alla 10 fa 10 alla 9 meno 10, cioè 10 alla meno 1. Secondi. 5 per 10 alla meno 1 posso anche scriverlo come 0,5 secondi, cioè mezzo secondo. Ok? Non ci sono domande su questo esercizio, proviamo 44. Se lo trovo,
Esercizio 44. Vi propongo questo: c'è uno stabilimento di un'azienda produce un totale di 1,22 per 10 alla 8 kg di pasta in un anno. In un giorno invece si producono 2,3 per 10 alla 4 kg di fusilli che hanno una massa di circa 800 mg ciascuno. Domanda numero 1. Calcola il rapporto tra M grande ed MF, tra la quantità totale di pasta prodotta in un anno e la quantità di fusilli prodotta in un giorno. Ok? Questo sarà un numero puro che è un rapporto tra masse. Domanda 2. Quanti fusilli si producono in media al giorno? E stima il numero di fusilli di questo tipo che compongono un piatto di pasta da 80 grammi. Ok? Allora, vediamo quello che conosciamo. Chiamiamo M grande con A, la massa di fusilli prodotta in un anno. 1,22 per 10 alla 8 kg. Questa è la massa in un anno. Poi c'è la massa prodotta in un giorno, che fatemela chiamare MD, divisa per 10 un giorno, 2,3 per 10 alla 4 kg un giorno. E infine ci dice quant'è MF. M piccolo F, c'è la massa di un fusillo, 800 mg. Ok? Questi sono i dati forniti dal problema. Prima domanda: quanto vale il rapporto tra la massa di fusilli prodotti in un anno fratto la massa di fusilli prodotti in un giorno? Quindi facciamo altro che fare un rapporto, cioè 1,22 anzi per 10 alla 8 kg fratto 2,3 per 10 alla 4 kg. Anche qui siamo fortunati, l'unità di misura è la stessa, si semplifica direttamente e ci rimane da calcolare questo rapporto. Quando devo operare con questo tipo di numeri mi conviene fare prima il rapporto tra i coefficienti, cioè fare 1,22 diviso 2,3 e viene 0,530, approssimiamo la terza decimale, per la potenza di 10 opportuna. Io ho 10 alla 8 diviso 10 alla 4 fa 10 alla 8 meno 4 10 alla 4. Dopodiché questo lo scriviamo in notazione scientifica, quindi devo spostare la virgola verso destra, 5,3 per 10 alla 3 circa 5300 fusilli, 5300 volte quello che si produce in un giorno è la produzione in un anno. Ok? Il ODG è sempre 10 alla 3. L'ODG di questo è 10 alla quarta, perché il coefficiente più grande è di 5. Facciamo anche scriverlo. Poi domanda numero 2. Chiedeva, non me la ricordo più, quanti fusilli si producono in media in un giorno? Numero di fusilli in un giorno. Allora, se so qual è la massa
di fusili prodotte in un giorno, questo sarà il numero di fusili prodotti in un giorno per la massa di un singolo fusillo, ovviamente. Supponendo che tutti i fusilli abbiano la stessa massa. Quindi, deduco che il numero di fusilli prodotti in un giorno vale il rapporto tra la massa di fusilli prodotti in un giorno fratto la massa di un singolo fusillo. E quindi avremo, cos'era 1,2 per 10, no, 2,3, se non sbaglio, 2,3 in 10 alla 4. E abbiamo 800 milligrammi. Attenzione, le due unità di misura sono diverse, quindi è necessario, prima di fare questo calcolo, convertire milligrammi in chilogrammi. Quindi un milligrammo vale 10 alla meno 3. Quindi un milligrammo sono 10 alla meno 3 grammi, un grammo sono 10 alla meno 3 chilogrammi, quindi è 10 alla meno 3, ancora 10 alla meno 3 chilogrammi, per gli amici 10 alla meno 6 chilogrammi. Ok? Da qui adesso posso fare il calcolo del numero di fusilli prodotti in un giorno, 2,3 per 10 alla 4 kg fratto 8 per 10 alla meno 6 kg e viene, chilogrammi, chilogrammi si semplificano, 2,3 diviso 8, viene 0,2875 per 10 alla 4 meno 6 fa 10 alla 10. Quindi abbiamo 2,875 per 10 alla 9. Circa, possiamo approssimare all'intero, 3 per 10 alla 9 fusilli al giorno. È chiaro perché 10 alla 10? Quindi ripeto, prima faccio questo calcolo, il rapporto tra 2,35 e 2,8 che mi dà questo risultato, e dopo lavoro con le potenze di 10. Queste mi danno 10 alla 4 meno 6, cioè 10 alla 10. Quando faccio la divisione faccio la differenza degli esponenti, ma l'esponente al denominatore è negativo. Quindi viene 4 più 6 per gli amici 10. Ok? Ultima domanda. L'ultima domanda chiedeva il numero di fusilli in un piatto da 80 grammi, quindi la massa di un piatto fusilli è di 80 grammi di pasta, quindi anche in questo caso se ho una massa di pasta di 80 grammi, questa sarà uguale al numero di fusilli per la massa di un singolo fusillo. Di conseguenza il numero di fusilli che compongono un piatto da 80 grammi sarà la massa del piatto da 80 grammi, quindi 80 grammi di pasta, fratto la massa di un singolo fusillo. 80 grammi diviso 800 mg sono, qui ci conviene trasformare in grammi, 0,8 grammi, totale 100 fusilli.
Prego? Il numero di fusili in un piatto. In un piatto da 80 grammi. Certo. Prego. NP è il numero di fusilli nel piatto di pasta. Cioè quanti fusilli ci vogliono per fare 80 grammi di pasta. Un centinaio. Ok? Se questo è chiaro, passiamo al prossimo. Dove mi pare. Mi propongo le 64. Che è questo qui. Dice in un recipiente, abbiamo un recipiente che ha un volume di 1,9 litri. Vengono versati 870 grammi di alcol, che è una densità di 0,79 kg al decimetro cubo. In un secondo recipiente ci sono 500 ml di olio. Olio e alcol non si mescolano. Quindi rimangono separati, però il loro volume si somma se sono messi insieme. È possibile versare tutto l'olio nel primo recipiente? Facciamo il calcolo. Abbiamo un primo contenitore che ha un volume V grande 1,9 litri. Ok? In questo contenitore vengono versati, chiamiamolo M1, 870 grammi di olio che ha una densità di 0,79 kg al decimetro cubo. Poi ho un secondo contenitore dove c'è cos'era dell'acqua, se non mi ricordo male, di olio, 500 ml di olio, chiamiamo questo V2. V2, 500 ml di olio. C'è questo. Sì, chiedo scusa. Tra questo e alcol. Quindi questo occuperà un certo volume, chiamiamolo V1. È possibile versare l'olio dentro il primo contenitore? Cos'è che ci farebbe dire sì o cosa ci farebbe dire no? Devo verificare che il volume di olio sommato al volume di alcol sia inferiore o al massimo uguale al volume totale. Se accade questo, allora posso versare l'olio nel primo contenitore, se no no, se non ce lo faccio trabocca. Quindi bisogna come dire
prima cosa, dopodiché bisogna vedere di determinare innanzitutto il volume della quantità di alcol, perché abbiamo solamente la massa di alcol e la sua densità, bisogna trovare il volume. Quanto è il volume di 870 grammi di alcol? Beh, quindi primo punto determiniamo quanto è V1. La densità dell'alcol sarà la massa dell'alcol diviso il suo volume. E quindi il volume che mi interessa non è altro che il rapporto tra la massa diviso la densità. Attenzione, un decimetro cubo è un litro. Qui ci conviene, visto che ci dà di grande in litri, ci conviene lavorare con i litri. Quindi il volume dell'alcol vale la massa dell'alcol, che era 870 grammi, diviso la densità, 0,78, 79, ragione, scusami, chilogrammi al litro. Qui attenzione, abbiamo chilogrammi e grammi. Non va bene, dobbiamo convertire nelle stesse unità di misura, se no non le possiamo semplificare. Un grammo è un millesimo di chilogrammo, quindi basta che divido per 1000 e ho 0,87 chilogrammi. Diviso 0,79 chilogrammi al litro e ottengo 0,87 diviso 0,79. 1,01 litri. Ok. V2, il volume dell'olio è di cos'era? 500 millilitri. Un millilitro, un millesimo di litro, quindi viene 500 diviso 1000, 0,5 litri. Da cui la somma V1 più V2 è 1,101 litri più 0,5 litri, totale 1,601 litri, che è inferiore a 1,9. Quindi la risposta è sì, posso versare l'olio nel contenitore dove c'è già l'alcol. V1 più V2 è inferiore di V1. Posso dire prego? Ok, si può fare. La risposta è sì, si può fare. E l'olio starà sopra l'acqua. Certo, non si mescolano. Riusciamo a fare un altro, quanto tempo ci rimane? Scusate. No, allora ci prendiamo qua. Ci sono domande? Ah sì, cioè lei la verifica di fisica la fa.